3 minuti dal mare ed è più pericoloso. Stiamo andando a provare il percorso che collega Sant'Alfio, quindi prima 15 km, 18 km di asfalto, con i successivi 10 km di sterrato che da Piano Provenzana portano all'osservatorio astronomico. Stiamo cercando oggi con questa giornata di valorizzare intanto il nostro vulcano, che è la cosa più importante, valorizzarlo dal punto di vista ciclistico e inseguire un sogno che speriamo presto si realizzi, di organizzare una manifestazione ciclistica che può raggiungere il vulcano fino alle alte quote, percorrendo anche il tratto di sterrato che supera Piano Provenzana nel versante nord, oppure che supera il Rifugio Sapienza nel versante sud. Siamo consapevoli che al momento con il sole stiamo partendo, ma poi su vedremo il vulcano se ci può accogliere oppure meno, perché come sempre qui a Catania Ida comanda, è la montagna che decide se possiamo avvicinarci oppure no. Qui le pendenze sono un po' più dolci, ma sicuramente dopo sarà molto molto più dura. Questa parte qua è la salita finale, la parte finale della tappa del giro di quest'anno, sono pendenze al 10-12%. Arriveremo a Piano Provenzana, alla stele del parco ciclistico e poi da lì prendiamo questo sterrato, 10 km, 900 metri di dislivello. Arriviamo all'osservatorio lassù. Se volete ci sono delle coperte, se volete. Sì, sì. Mettetevi la coperta addosso, Ciccio! Peccate la coperta, Ciccio! Anche se non lo c'è stato un tratto. Ragazzi, che non ha preso te? Io. Meno uno a quota 2008, dove all'osservatorio astronomico la difficoltà maggiore è stata quella del vento. Ci siamo arrivati in 4, abbiamo aspettato il tempo migliorasse e poi siamo ridiscesi sani e salvi, sono rimasti entusiasti del panorama e del resto siamo nel parco ciclistico dell'Etna, noi lo sappiamo, noi ci viviamo, per noi questo è un panorama giornaliero che però ogni volta ci sorprende, ci siamo fermati più volte ad osservarlo come se fosse la prima volta.